ultimi giorni d'avvicinamento al Natale, un momento sempre particolare per l'AIL, per il sostegno all'AIL che passa per una molteplicità di iniziative, tra queste la partita delle stelle, seconda edizione di questo match di calcio che mette contro si fa per dire la squadra di vecchie glorie del Muraglia che ospita questo evento con una selezione di medici infermieri dell'AIL. Sì, certo, la seconda edizione sicuramente continuerà nel tempo e questo viene fatto tutto per raccogliere i fondi per la ricerca contro le leucemie, contro i tumori del sangue in generale per AIL. Che 2023 si conclude per AIL? Ma direi molto positivo, abbiamo avuto un grande sostegno dalla città, un grande come sempre d'altronde, siamo stati presenti con le stelle natali in tutte le piazze della provincia ed è stata una cosa bellissima perché abbiamo raggiunto un risultato che non c'è mai stato, parlo come donazioni e quindi siamo molto molto contenti e siamo orgogliosi di appartenere a questa associazione e di appartenere anche a questa città.